Beati voi. Stiamo parlando di economia, stiamo parlando di disuguaglianza. Abbiamo detto che la disuguaglianza aumenta, cioè i ricchi diventano sempre più ricchi, poche persone controllano la maggior parte della ricchezza mondiale, ce lo ripete sempre anche Papa Francesco. Abbiamo però anche detto che la globalizzazione è un processo che ha diminuito l'entità, anche se di pochissimo, di tanti poveri, cioè che la ricchezza si è spostata perlomeno in paesi che prima erano molto più poveri di adesso, ad esempio la Cina e l'India. Questo per ricapitolare. Le dovevo una, sì, una risposta rispetto a quello che diceva Gesualdi, professor Puglisi. Cioè, lei come risponde alle tesi di Gesualdi, cioè le tesi secondo le quali in realtà questa misurazione della crescita è una misurazione falsa, perché non tiene conto delle condizioni reali delle persone che... Allora, innanzitutto parto dalla premessa che sono d'accordo con Gesualdi sul fatto che parlare di economia, dell'economia di mercato con la E maiuscola, mettendo da un altro lato le altre, non è una cosa giusta, e non è vero, ci sono tanti modi di produrre e consumare le cose, e quindi dal mio punto di vista liberale, cioè di lasciare fare le cose alle persone se non danneggiano le altre, penso che forme a livello micro di condivisione, di produzione diversa da quella del capitale, del capitalismo, vanno più che bene. Anzi, se lo Stato, se queste attività sono in settori dello Stato sociale, allora lo Stato dovrebbe intervenire dando degli sgravi fiscali, facendo pagare meno tasse a queste attività, perché appunto sono tante economie ed è bene che producano frutti tutte quante. La questione della povertà? La questione della povertà sono invece in disaccordo, perché a meno che vogliamo dire che le statistiche sono false, queste non sono statistiche sul PIL, ma queste sono statistiche basate sull'andare a verificare quant'è il reddito delle persone. Da questo punto di vista, il successo dell'economia di mercato nel tirar fuori non poche, tante, centinaia di milioni di persone dalla povertà è innegabile, ed è stato ottenuto in un tempo abbastanza breve, perché il tempo è quello di 30 anni, quindi una generazione. Su questo il capitalismo è stato capace di ottenere cose. Perché? Perché il capitalismo ha questo, io lo interpreto come un sistema dove ci sono dei prezzi. I prezzi contengono tanta informazione, perché a chi compra dicono quanto costa produrre qualcosa. Dall'altra parte, a chi produce, i prezzi dicono quanto le persone hanno voglia di comprare questo o quello. L'alternativa principale del passato è un'economia pianificata, ovvero l'economia della Cina prima di Deng Xiaoping, l'economia dell'Unione Sovietica prima di Gorbaciov, era un disastro, sì, però, a gestire questa cosa. Però il sistema dei prezzi non funziona così bene, nel senso che il prezzo, quando io compro un'automobile, non contiene completamente quello che è costato alla società a produrlo. Ad esempio, non contiene l'inquinamento, il costo del trasporto. Infatti, cioè, non è così preciso come indicatore. Io ho letto con estremo piacere l'enciclica Laudato Si del Pontefice, e l'ho trovata vivificante, perché è piena di cose interessanti, e la preoccupazione per le future generazioni è un fattore fondamentale. Però faccia la critica, che è quello che mi interessa. La critica è questa, che è vero che certe cose non vengono tenute conto come costi, ma esistono le tasse ambientali, che purtroppo non vengono nominate nell'enciclica, ovvero sia, se c'è ma non funzionano però. No, funzionano come? Le tasse ambientali hanno questo meccanismo. Il meccanismo di finanziarizzare i costi, ha fallito miseramente. C'ho due sistemi per risolvere, ci sono tanti sistemi, il problema chiaramente è grosso, però un sistema è quello della regolamentazione, cioè dire tu questa attività la fai fino a questo livello, non la fai, punto e basta, questa è la regolamentazione. Il sistema della tassazione è questo: tu stai facendo un'attività inquinante, io ti faccio pagare in funzione di quanto inquini, e questa tassa viene per esempio utilizzata per rigenerare l'ambiente, eccetera eccetera. Questi sono sistemi di mercato, ma dove non c'è soltanto il mercato. Però le faccio un esempio, se io faccio un trattato con gli Stati Uniti, yes, e questo trattato prevede che ci sia una libertà di commerciare beni con gli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti hanno norme più basse delle nostre, ad esempio in termini di protezione degli alimenti, le ditte statunitensi multinazionali, se noi non gli facciamo passare questi alimenti, ci possono far causa, cioè ci possono dire: ma che trattato abbiamo firmato se non ti posso vendere il pollo agli ormoni, che da me è legale e lì no. Su questo, e quindi in questo modo lo standard è ottenuto.
in termini di protezione sociale dei lavoratori o in termini di produzione di tutela dei consumatori, nel caso del cibo dal punto di vista della salute, lo perdiamo per introdurre questa libertà di commercio. Ed è quello che secondo i critici sta succedendo nell'accordo del cosiddetto TTIP, che è l'accordo che stiamo per firmare noi europei con gli americani proprio per liberalizzare completamente i mercati. Su questo proposito voglio farle vedere una scheda della nostra Coluccello, vediamo. Facciamo un test. Sapete cosa vuol dire TTIP? Titolari tartassati investimenti pericolosi? Ma no! Trasformazione transgenica in voltini pugliesi? Ma certo che no! TTIP significa... Trattato transatlantico per il commercio e gli investimenti. E se non lo sapevate, è un problema, perché questa sigla è destinata a cambiare la nostra vita. Trattato vuol dire che noi europei stiamo firmando un accordo transatlantico, che lo stiamo firmando con gli americani. Per il commercio e gli investimenti significa che Stati Uniti e Unione Europea saranno un unico grande mercato, destinato a estendersi anche ad altri paesi con cui le controparti hanno già accordi di libero scambio. Per cui, ad esempio, il vino italiano, i formaggi francesi, i Brussels tedeschi potranno arrivare liberamente nei supermercati americani senza pagare dazio. E questo è un bene. Ma ciò vale anche al contrario. I polli statunitensi, gli hamburger, il burro di arachidi arriveranno da noi senza fermarsi alla dogana. Sembra tutto positivo. Allora perché queste persone protestano? Arrivano prodotti che non saranno controllati secondo le normative europee. Entrano liberamente carni trattate con gli ormoni e fanno male. In Europa sono proibite, in America sono permesse, arriveranno i loro veleni. E noi non li vogliamo. Insomma, dopo questo trattato, fermare la soia OGM o la bistecca agli ormoni sarà più difficile. Sapete perché? Le nostre norme, ripeto, già deboli, dovrebbero adattarsi di nuovo al ribasso sulle regole statunitensi, e se non lo facessero, le imprese americane potrebbero chiamare in giudizio i legislatori europei. Dunque, il trattato è appoggiato dalle multinazionali che aumentano il loro giro di affari, dai governi che confidano di aumentare il PIL, ma è contestato da tante associazioni di cittadini e consumatori che sostengono che perderemo la possibilità di decidere lo standard dei prodotti. E se pensate che questo accordo riguarda solo il cibo che arriva sulle nostre tavole, vi sbagliate ancora una volta. Questo trattato vale il 42% del PIL globale, riguarda prodotti che entrano nelle nostre case, servizi che sono quelli della nostra vita quotidiana, al lavoro, che è il lavoro nostro e dei nostri figli. Nel momento in cui si dice che le multinazionali possono agire attraverso tribunali speciali e indipendentemente dalle legislazioni nazionali, questo vuol dire che per esempio tutta la struttura contrattuale della legislazione dei lavoratori non viene considerata. Era il servizio di Luciana Coluccello, Gesualdi. Sta globalizzazione. Bisogna reintrodurre i confini, i dazi, le tasse, le dogane? Io non accetto di entrare in questo tipo di contenzioso, perché è il loro contenzioso, è il loro linguaggio. Noi dobbiamo avere la capacità di pensare altro. Significa cominciare davvero a chiederci come dobbiamo riorganizzare l'economia per servire le persone, per servire i loro diritti. Noi prima abbiamo parlato di una ricchezza che sale, ma quale ricchezza sale? Chi va in Africa si rende conto che arriva in dei posti dove la gente vive nelle baracche, la gente non è, muore di AIDS, muore di bronchite, muore addirittura di dissenteria, non ha neanche la possibilità di poter pagare le spese del funerale, ma ha una parabolica sulla cima della baracca. Questo è il tipo di benessere che questo sistema ci sta vendendo e che spaccia per uscita dalla povertà. Cioè è un qualche cosa che non bada a quelli che sono i bisogni fondamentali delle persone, ma che offre tutto al più del denaro da poter spendere dentro ad un luogo dove, cioè, si vende. È un meccanismo in cui siamo prigionieri. È un meccanismo dove le persone sono esclusivamente degli strumenti a disposizione delle imprese, che per bene che vada debbono soltanto limitarsi a comprare le cianfrusaglie che fanno comodo al mercato, evitando invece di permettergli di poter avere ciò che serve per poter vivere una vita dignitosa. Allora, per riuscire a fare questo,
dobbiamo uscire dalle logiche di mercato, che non vuol dire disfarsi completamente del meccanismo del vendere e del comprare, ma di avere la capacità di affermare che oltre a questo, nella cassetta degli arnesi dell'economia, ci deve essere altro. E la grande esclusa dal mercato è la solidarietà, che dobbiamo in tutti i modi essere capaci di ripronunciare a voce alta. Abbiamo bisogno di solidarietà e abbiamo bisogno di comunità. Non è vero che l'antagonismo al capitalismo mercantile così sfrenato, che chiamano neoliberista, che in realtà significa soltanto deregolamentato. Questo è un sistema che non vuole regole per permettere... Non è vero che l'antagonismo è... Non è vero che l'antagonismo è lo statalismo, l'antagonismo è la comunità che si organizza per... È un nuovo modo di pensare, lei dice. No, è un nuovo modo di organizzarsi, dove la cellula di base è la comunità che riconosce i diritti di tutti e che coalizza per garantire a tutti la possibilità di poter avere i diritti fondamentali nel rispetto del pianeta. Ci arriveremo perché abbiamo proprio uno dei fondatori qua in Italia della Scuola di Economia Civile, Luigino Bruni, che ci parlerà proprio fra poco di questo. Speriamo, di economia speriamo, comunitaria. Secondo lei, abbiamo parlato del TTIP, sì. Si arriverà ad un governo globale? Ogni tanto si dice il governo globale come minaccia. Io lo spero, perché è capace di fare cose nel gestire la disuguaglianza. Però alla fine globale. come facciamo a incidere? Se un governo è globale, come faccio io a determinare il futuro della mia comunità? L'idea, a meno che vogliamo sperare in un dittatore illuminato, è meglio la democrazia. Infatti è la democrazia che ci toglierà anche il gesto anche più la democrazia di un consumatore non comprare. Va bene, io vi devo salutare, potete continuare a discutere qua fuori, che è molto interessante. Qua beati voi che potete, io non posso.